consiglia di mettere a votazione l'invenzione dell'ordine del giorno, quindi spostando variazioni al bilancio di previsione finanziaria come punto 1, piano particolareggiato punto 2 e mozioni e interrogazioni mettono al punto 3, questo per motivi personali. Allora, portiamo in votazione la proposta fatta per l'inversione dell'ordine del giorno dalla consigliera Laura Figo. Voti favorevoli. Contrari. 10. Ah, scusa, allora voti favorevoli 10, contrari, astenuti 1.